Buonasera, buonasera e benvenuti all'appuntamento settimanale con il mondo del ciclismo su Rete 8 Sport. Anche questa sera tanta sarà la carne al fuoco dal Tour de France che si è concluso qualche giorno fa, domenica scorsa, con il successo per la prima volta di un corridore gallese Thomas, ma spazieremo come al solito, parleremo delle corse abruzzesi di un team. Abruzzese che ci è venuto a trovare in questo studio e poi parleremo anche dei campionati europei su strada e su pista che stanno cominciando proprio in queste ore, domani diciamo uno dei momenti clou e anche dei campionati del mondo che si stanno tenendo a Magnago in provincia di Pordenone per quel che riguarda il paraciclismo. Insomma, come vi dicevo, c'è davvero tanta carne al fuoco. Presento subito gli ospiti di questa sera, benvenuto, bentornato Leonardo Bevilacqua. Buonasera Buonasera, buonasera a Leonardo, tutti. felicissimo il direttore sportivo della Bevilacqua Sport Ferretti perché, diciamolo Ah, subito, perché? dopo il titolo regionale in mountain bike è arrivato un'altra maglia, Beh, no? anche il titolo, insomma, quello più importante, Under 23, Under 23 su strada. su strada, dilettanti. Domenica c'è stato a Garrufo di Sì, Sant'Omero, una quella che è bella un po' soddisfazione che una l'unica squadra sembra la squadra corsa, no? più giovane d'Italia, perciò possiamo prendere anche quest'altro titolo dopo la mountain Perfetto, bike. ne parleremo Certo. abbondantemente, come parleremo abbondantemente con altri due ospiti, li presento insieme, anzi uno dopo l'altro forse è meglio. Marco Di Lorenzo, buonasera, che è il presidente di Bombike Team, ci parlerà in Buonasera a particolare, oltre tutti. che dell'attività di questa squadra, anche di un'iniziativa, no, che volete lanciare, presentare proprio questa sera. Accanto a lui, buonasera Marco, Buonasera a c'è tutti. Benedetta Anche Fasciani, l'unica esponente femminile, sì. credo, di questo team, che poi troverete una larga rappresentanza dall'altra parte. Buonasera Benedetta e buonasera, bentornato, lo riabbraccio davvero con il cuore, al nostro opinionista Maurizio Formichetti. Buonasera Buonasera a tutti, Maurizio, buonasera. tutto bene Maurizio? Sì, sei reduce da qualche riunione importante Sì, sono perché... stato per un altro sport, però. Per un altro sport, perfetto. Poi parleremo naturalmente di ciclismo, soprattutto dei tuoi ride non dico all'estero, ma insomma a Milano, perché qualcosa sta ancora bollendo in pentola per quel che riguarda il Giro d'Italia del prossimo anno, la tappa in Abruzzo. Ne parleremo, ne parleremo. Da quest'altra parte, come vi dicevo, ci sono quelli del Bombike Team, eccoli qui inquadrati. Buonasera, fatevi un applauso, eh. Allora Marco, sono sei, con Benedetta sette, però sono di più noi. Siamo più di 20 Si in siete più di totale in 20, ecco, squadra, dicevo, sì. una rappresentanza. Tra l'altro, accanto a loro c'è la maglia che è appena arrivata, fresca fresca, Sì, quindi fa il suo esordio proprio in la questa maglia trasmissione, Marco. 2018-2019 che è arrivata l'altro giorno, quindi esordisce in trasmissione Quindi sono proprio i vostri last colori, minute. quelli Esatto. bianco-blu. Sembra di stare al Tour de Bianco blu, France, no? sì. In qualche modo, in qualche modo, perfetto. Allora, a proposito del Giro di Francia, giusto per concludere subito, Maurizio, con te, questo diamo uno spaccato, no, di quello che è accaduto. Alla fine, insomma, il duello, se mai c'è stato questo duello in casa Sky tra Thomas e Froome, l'ha vinta il gallese con merito, io direi, no? Sì, ha vinto con merito e purtroppo Froome non è stato all'altezza delle sue giornate migliori, ha sofferto tantissimo sui Pirenei, che poi sono state quelle che hanno un attimo deciso tutto il monotono tour, un giro purtroppo monotono, c'è stata qualche scaramuccia sull'Alpe d'Huez, però diciamo che il tour si è visto nelle due tappe pirenaiche. Quella cortissima di 65 km e poi quella bellissima, lunga e mitica su salite come l'Aspen, Tourmalet, Aubisque, che hanno fatto la storia del ciclismo. E un Eccolo giro, qui, il come ho gallese detto, proprio nella sì, con la tappa bandiera del di Galles, Parigi, la perché tappa conclusiva. sì, la tappa conclusiva, le Champs-Élysées, io mi aspettavo che anche Roma potesse mettere in mostra le sue bellezze, però purtroppo
questioni organizzative e sponsorizzative non hanno permesso questa visione dei fori imperiali, però va bene così. E come ti dicevo, è stato un giro brutto, un Tour de France brutto, a me non è piaciuto per nulla, le prime tappe sempre la fuga che partiva dall'inizio, il gruppo che li faceva cuocere fino all'arrivo, poi c'erano le famose volate, poi volate che sono state, diciamo, dominate da Gaviria all'inizio, poi da Sagan. E poi c'è stato un attimo di stasi, perché i più grandi velocisti sono scomparsi tutti, sono rimasti a galla soltanto Sagan e De Mar. Sagan caduto sul portale è stato sfortunatissimo. Cadute, purtroppo anche quella rovinosa del nostro Vincenzino Nibali. Beh, là è stata una concausa degli spettatori, sì, ma anche dell'organizzazione, perché molte volte, sai, quando un'organizzazione diventa forte e potente, sei talmente onnipotente che poi ti accadono queste cose. Se una cosa del genere fosse successa dal Giro d'Italia, penso che il management fosse stato aggredito e forse anche defenestrato. Là non è successo nulla, ma come non è successo nulla 7-8 anni fa? Questa è la caduta di Vincenzo, quando una macchina dell'organizzazione, l'immagine della caduta. Sì. Vabbè, c'è il filmato. Ha dovuto lasciare il tour. È stato operato fra domani e dopodomani. A proposito, hai notizie? Come sta Nibali? Sta meglio? È stato operato fra oggi, che è giovedì. Sì. Penso che domenica inizi a pedalare sui rulli. Ma sai, a quei livelli. Per i mondiali di settembre siamo sicuri che, insomma, recupererà? È una frattura di una vertebra, non è che sia una frattura di una clavicola, di un polso. La sua frattura è stata dovuta alla violina che portavano. Che loro portano la violina, come è caduta, la violina ha schiacciato la vertebra. Sempre sono utili. No, ma infatti bisognerebbe, secondo dei medici, portare la violina o sulla destra o sulla sinistra, mai sulla striscia della colonna vertebrale. Ricordiamo il podio del Tour: Thomas, secondo Dumoulin, terzo il compagno di Thomas, ovvero Froome. Vado da Leonardo, perché leggendo un po' la top ten non ci sono italiani. Ci poteva stare, l'abbiamo detto, forse Nibali, sicuramente ci sarebbe stato. Ma come ha detto, il tour è stato, diciamo, tre momenti diversi, cioè l'inizio è stato anche un po' entusiasmante dalle volate, da Gaviria che aveva un altro passo, poi è venuto fuori Sagan, poi c'è stato lo spartiacco dell'incidente di Nibali, che un po' ha tolto tutti eravamo, certo. Volevamo vedere che cosa poteva fare Nibali. Dopo questa caduta, naturalmente per noi italiani penso che ha perso l'interesse un po'. Leonardo, tu sei d'accordo con Maurizio che è stato un tour non bello, diciamo così, per usare un eufemismo? Ma il tour è sempre stato, diciamo, controllato e fatto una certa, cioè se si pensa a tanti anni fa c'erano le prime 10 tappe pianura proprio. Andava via qualche fuga perché non c'erano quelle squadre un po' che riuscivano a controllare, però le prime 10 tappe del tour non si potevano nemmeno vedere perché erano proprio poco interessanti. Poi c'erano le salite e le salite facevano la differenza, però quando non c'è un corridore dove il pubblico può appassionarsi è logico che perdi di interesse. Per me non è che la Sky ha ammazzato il tour, perché ce ne vorrebbero 10 di Sky per ciclismo. Però il tipo di corsa non è, loro hanno gli uomini per fare un tipo di corsa e giustamente si comportano in quel modo. Nel piccolo, nei miei tempi, quando c'era Saronni che aveva fatto una squadra per arrivare in volata, allora noi avevamo inventato il famoso treno della GIS, il famoso treno che è stato inventato proprio con Saronni. Avevamo uomini come Lualdi, Fraccaro, Landoni, tutti passistoni che praticamente negli ultimi, appena arrivava la televisione, purtroppo che cosa succedeva? Tutti incominciavano a scattare ed era difficilissimo mantenere la corsa. Da lì noi abbiamo fatto il famoso treno e nessuno poteva più scattare, praticamente noi
bloccavamo la corsa. Quindi la colpa è stata vostra all'epoca? No, ma non è una... No, Maurizio dice no, di no. Non è la colpa, lui, è cambiato il ciclismo. Adesso il ciclismo le strategie, le tattiche. No, è cambiato il modo di correre. Una volta i corridori erano anabolici, adesso sono catabolici. È normale che una... Ecco, spieghiamo, no? Perché magari... Anabolico è che il ciclista ha una massa muscolare superiore, è catabolico che è magro. Infatti i ciclisti di oggi sono tutti pelle e ossa. Ma il problema è che anche che oggi un ciclismo è un ciclismo serio, pulito, che ne possano dire tante tante persone, ed è normale che essendo pulito in salita non si va più come prima. Allora se io vado, affronto una salita a 23 all'ora e io dietro sto al gancio, è normale che non posso scattare. Ciò che è successo sia al Giro che al Tour de France, mi ricordo una scena l'anno scorso su Asiago, dove erano in fuga in 4-5 e tirava Pellizzotti, e a un certo punto Nibali gli ha detto: oh, Fabiano, perché io non ne ho più, no? E questo ti dimostra che rispetto a prima il ciclismo è completamente cambiato. Per chiudere, poi magari se ci sarà tempo torneremo anche sul Tour, però per chiudere il discorso sul Giro di Francia, Maurizio, il nostro Dario Cataldo com'è andato? Non è andato affatto, perché non è partito. Non è partito. Ah, non è partito? Due giorni prima della partenza gli hanno comunicato che lui non andava, ci è rimasto malissimo e poi l'hanno dirottato al Giro d'Austria, ma... Quando tu ti concentri per andare forte al Tour e poi ti mandano a correre in Austria, vai in una maniera molto debosciata, fra virgolette. Anche perché lui era andato fortissimo al Delfinato, era stato ripreso a 300 km, a 300 metri, chiedo scusa, dall'arrivo a una gara, ha vinto la maglia Pua, di conseguenza era pronto per il Giro. E io sono convinto che Dario in un Tour de France avrebbe più chance di un Giro. Per motivi anche all'interno della squadra? Non lo so, hanno mandato a casa lui e un altro, non ho capito bene chi fosse. E questa farà la vuelta, però sai, il Giro lo salti certo. Il Tour è vero che lui ha ancora un anno di contratto con la però, Astana, sì. E poi parleremo anche un po' di ciclo mercato in qualche modo, perché ci sono delle novità che riguardano proprio in questo caso Giulio Ciccone, che dovrebbe aver quasi firmato per una nuova squadra. Oggi è 2 agosto, possiamo annunciare dirlo, che lui il prossimo anno correrà con la Trek Segafredo. Quindi salto, abbiamo aspettato il canonico avanti, no? Giorno dal primo di agosto. La squadra Pro Tour, quindi, sì, insomma, una squadra Pro Tour. Dalla una Bardiani, che comunque è una signora squadra. Sì, certamente se lui può esprimere, può correre tutte le classiche. Certo, cioè, quindi può... Se gli va bene può qualcosa, conoscere, poi l'hanno anche preso i propri limiti. Anche per delle corse a tappe, si potrà fare anche il Tour de France, perciò... Perfetto. La Trek ha preso pure Ricci Porte e forse Sosa. Esatto. Quindi, insomma, una Sosa è da annunciare. Ma come diceva prima Leonardo, e non voglio togliere più spazio sì, a oggi il problema, sai qual è? Che questa differenziazione, già l'ho detto un'altra volta, World Tour Professional e Continental, ha creato un abisso, perché il corridore professional che corre raramente in una vera gara Pro Tour, e quando va a affrontare queste gare che sono lunghe, ma hanno i corridori, hanno un allenamento, una marcia in più, vanno in difficoltà. Io l'ho visto quest'anno con la mia squadra, con la Nippovini, Fantini, Europovini, che quelle poche corse che hanno fatto con gli squadroni hanno sofferto. Stavano lì fino a 180-200 km e poi parleremo anche del tuo team, perché sicuramente manovre di mercato anche in questo caso ci sono già state. Più che manovre sono state manovre di società. Ha lasciato, no? Quindi insomma bisogna trovare qualche altro capitano, anche se ne avete già di capitani. Marco e anche Benedetta, allora intanto se vuoi intervenire su quanto ascoltato sul Tour de France, oppure andiamo dritto al cuore del problema. Ma l'idea è, come hanno detto loro, quest'anno io l'ho seguito abbastanza il Tour, sì, anche perché mi venivano a trovare il negozio e quindi l'abbiamo visto, pure le tappe meno brillanti l'abbiamo seguito abbastanza. Certo, i giornali e tutti quanti dicono questo strapotere della Sky, mo nel mio piccolo che un po' di ciclismo l'ho vissuto, sì, ho la stessa idea di Leonardo. Ci vorrebbero il più fatto è che non ci sono squadre come Sky. Ci sono sempre meno capitani, cioè quelli che non riescono a fare la differenza. La Sky è una squadra importante, è una squadra che riesce a tenere la corsa chiusa.
grande ritmo, poi non si fa la differenza. Uno che ha la testa e non ha le gambe, per esempio, è Dumoulin, che attacca. Per esempio, c'è stato l'attacco in discesa che forse, se l'avesse seguito Nibali, poteva essere qualcosa di più, brillante in quella tappa là, però non si riesce a attaccare la Sky. Mo, qualsiasi giro preparano. Senti Marco, tu hai accennato il tuo passato da corridore, rinfrescaci un po'. Sì, io ho provato a fare il corridore qualche annetto fa, ormai sono quasi 15 anni che ho preso la bicicletta al chiodo, come si dice di consueto, e praticamente, vabbè, io sono arrivato fino a fare il dilettantismo. Forse il periodo mio è stato abbastanza difficile, perché poi, diciamo, i nomi che ancora oggi vincono, così era proprio il periodo dove io ci ho provato. E purtroppo in Italia, diciamo, il livello si sta un po' abbassando, sia perché non ci sono squadre, purtroppo si squadre vede anche italiane, dall'esterno, dici, no? Ormai io da esterno, da interno non posso dire più nulla, c'è questa difficoltà qua pure, diciamo, sia a trovare qualche squadra dilettante. Mo per fortuna in Abruzzo ci sono loro che portano avanti questa cosa qua, e diciamo quel bello è che sta invece dall'altra parte sulle ruote grasse, invece c'è tutta un'evoluzione più importante. Allora Marco, arriviamo al Tagliacozzo Bike Festival, okay. Edizione numero quando 1. Ci sarà? Quindi è la, la prima. Quindi la avete prima. Presentato in anteprima questa maglia del team. È tutta una presentazione. Anche questa prima edizione del Tagliacozzo Bike Festival. E ecco qui la locandina che pubblicizza appunto questa manifestazione. Così. Sì, dai, a grandi linee è un anno che praticamente noi abbiamo creato una squadra di amatori, ovviamente. Bombike. Sì, il Bombike Team, il nome un po' dalla famiglia, esplosivo, un po' dal negozio. Nome esplosivo, no? Sì, a grandi linee, diciamo, stando in un paesello, mio nonno, il soprannome era Bombito. Non è un paesello, Beh, 6.000 abitanti. Questo è un paese. Vabbè, un bel paese, dai, ci teniamo, un bel paese. La vostra maglia, sì. E quindi da Bombito poi è nato Bombike, e quindi l'abbiamo, all'inizio era solo Bombike, poi l'abbiamo ingrandito con Suonava Bombike bene, Team, insomma, dai, questo... sì, era, abbiamo creato un bel logo. Al posto si faceva una gara di juniores che ha vinto Ruggero Marzoli, sì, allora sì, fa. Purtroppo ieri. Non so quanti anni sono, però. Beh, diciamo pure da quando non c'è più, perché non si è fatta più nessuna gara. Sì, ma pure da quando non ci sta più Daccone è difficile che arriva qualcosa di importante in zona. Noi siamo ripartiti proprio dalle basi amatoriali, vorremmo riportare qualcosa. Dovete in zona nostra, quindi gara. Dovete organizzare qualche gara che... Sì, diciamo l'idea infatti perché questa nostra cicloturistica di mountain bike, aperta anche alle bike ovviamente, come diciamo, allora vengo pure io. Sei invitato, e come va di moda adesso, praticamente noi abbiamo cercato di creare proprio un percorso inedito, proprio per, come prima edizione, cercare proprio di mettere le basi per andare sempre più avanti. Abbiamo fatto un unico percorso, proprio per fare una cosa fatta bene come Quanti prima chilometri? Edizione, sono 26 chilometri, tutto nel territorio tagliacozzano. Da ripetere qualche volta, una volta sola? No, un unico giro, sarebbe un 8, però è un unico giro. Tutto il territorio tagliacozzano. Se mi vedete 8 va bene, l'8 come numero a noi ci fa piacere. Perfetto, poi torneremo a parlare anche con gli altri ragazzi, gli ospiti che hai portato qui. Benedetta Fasciani, allora, prima di iniziare la trasmissione ci ha detto Marco che tu in fondo è poco che stai in questo team, sì. Perché prima eri giocavi a tennis, sì. Quindi eri anche piuttosto brava, no? Da quello sì, che fino, mi ha detto Marco. Fino a 18 anni ho fatto la tennista professionista, poi per un infortunio ho lasciato perdere. Mannaggia questi infortuni, Sì, adesso sono pochi mesi che mi sono iscritta con loro e... Ah. Mi sta piacendo tu molto. Di tennis sei arrivata? Ma ho giocato la Serie A l'ultimo anno con il Circolo Tennis Pescara, ho fatto tornei a livello internazionale e sono stata due volte campionessa italiana. Quindi insomma, abbiamo dovuto corteggiare abbastanza. E ho avuto un problema al polso.
ho un minus, mi manca un pezzo di osso. È impossibile giocare? Sì, perché ho corroso tutta la cartilagine, quindi è stato uno stop forzato. E poi l'incontro con la bicicletta, come e perché è arrivato? Ma io ho mio nonno che ha 88 anni e ancora adesso va in bicicletta, ma su un centinaio di chilometri. Sì, con quella da corsa, due volte a settimana sempre. Quindi diciamo la bicicletta, anche quando ero piccola, è un mezzo che ho sempre avuto. E con la squadra, ecco, con l'entusiasmo che si è creato, mi sono iscritta subito. Ecco, magari sperando che adesso sei sola soletta, lo abbiamo ricordato prima, in questo team, di portare dentro qualche altra presenza femminile. Sicuramente succederà, perché comunque il team si muove in maniera, ad esempio, ecco, la cicloturistica di domenica, la gara di settembre, le uscite che facciamo. Secondo me il gruppo diventerà sempre più grande. No? Sempre sì, di più, sì. Anche la zona. Anche abbiamo fatto tre notturne. Sì, c'è molta energia, poi siamo tutti molto giovani, quindi si faranno belle cose. Perfetto. Domani sera, chiedi, ci sarà una notturna bici e birra. Bici e birra, cioè quindi parte, ogni giro una birra? No, partono da Chiudi Scalo e vanno verso Torre Vecchia e ci sono dei punti di ristoro a base di birra. Sì, chiaramente sarai presente tu. No, perché, no, perché non posso, ho un convegno dove sono relatore e non posso andare. Ho capito. Vabbè, insomma, vabbè. Mi dispiace, perché è una bellissima cosa. Allora, anche io poi il mountain bike non da quest'altra che... parte, per iniziare a conoscere, facciamo così, questa prima linea, tre li conosciamo adesso e poi gli altri tre li conosceremo più avanti. Tanto ringrazio in regia il nostro attentissimo regista Danilo Cinquino e anche Alberto Capo, che è dietro le telecamere dello studio. Allora, buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Ciao a tutti, sono Giampaolo Torturo, nonché vicepresidente della squadra. Diciamo che con Marco abbiamo unito gli intenti. No? E avete lavorato tanto per questa prima edizione. Diciamo che abbiamo lavorato abbastanza, perché poi sarebbe riduttivo fermarci qui, no? Però ecco, l'intento comune è stato quello di creare questa bellissima sinergia tra amici, e da cosa nasce cosa siamo arrivati a dare vita a questi due eventi che ci saranno adesso con la cicloturistica. E a settembre ci sarà la gara regionale XC, che sarà il fiore all'occhiello, insomma, dell'anno. Ecco, perché festival? Ma in realtà era... C'è qualche motivo particolare? No, non c'è nessun motivo. Dovevamo scegliere un nome che avesse... Presa in qualche modo. Sì, esatto, sì. Presa, quindi, che avesse... Vogliamo ricordare un po' domenica, orario, gli orari? Domenica ci vedremo dalle 8:30. Il punto di ritrovo sarà il campo sportivo di Tagliacozzo. Partiremo con le iscrizioni, già sono in atto le preiscrizioni già da qualche giorno. Vi attendete... quanti iscritti? Il più possibile. Più possibile, sì, però essendo una prima edizione magari... No, non abbiamo grandi idee, perché creare un evento da zero potrebbe, diciamo, crearti delle aspettative sbagliate. Noi viaggiamo, diciamo, al momento, vediamo giorno per giorno quante persone vengono da noi a chiederci di partecipare. La risposta c'è, perché effettivamente da tutte le parti ci stanno contattando per partecipare, ecco, vedremo, speriamo di superare almeno 100 persone. Che anche è... perché al 100% è un percorso inedito, quindi pure la richiesta della zona, diciamo, degli amici, delle anche per curiosità in qualche modo. Per curiosità, quindi. Perfetto, grazie per il momento al vicepresidente, facciamo scorrere il microfono, buonasera. Buonasera a tutti, sono Amicuzzi Ivan. Ivan. Sono un semplice atleta del Bombike Team, diciamo che è poco tempo che mi sono avvicinato a questo sport. E stiamo cercando di crescere in tutti i modi. Ecco, prima ricordava Marco, il vostro presidente, Marco Di Lorenzo, che siete in realtà una trentina, se non ho capito sì, male. Sì, quasi 30, una trentina tutti tesserati. Insomma, partecipate, a parte la gara di domenica che organizzate voi, anche alle altre sì, gare che gare, si svolgono in Abruzzo, anche fuori? Sì, anche fuori, sì. Quale ente? Federazione. Federazione. Ah, federazione. Sì, perché in teoria, diciamo, in Abruzzo fanno un calendario importante, soprattutto sì. A livello di mountain bike c'è, cioè, l'Abruzzo Cup. Diciamo che l'intento era di partecipare all'Abruzzo Cup e l'abbiamo fatte quasi tutte, anche per fare classifica, società, così. Poi un po' gli impegni lavorativi,
qualche infortunio così, diciamo che quest'anno ci siamo lasciati un po' andare, anche perché ormai siamo arrivati proprio agli sgoccioli per organizzare le gare nostre, non facciamo a tempo a organizzare questa che dobbiamo lavorare per il campionato regionale, quindi diciamo il prossimo anno forse quello di settembre, no, a cui accennava esatto, prima il vice 22 settembre, vice sì, come l'anno 22 scorso settembre, 22 settembre, che sarà sabato. Sabato sì. Perché è un percorso stracittadino all'interno del centro storico di Tagliacozzo, XC Eliminator. L'anno scorso è stata bellissima, certo la prima edizione sono stati 40 partecipanti, quest'anno ci attendiamo ancora di certo. Più, quella è molto molto difficile da organizzare. Grazie Marco. Ivan, grazie. No, Ivan, tieni il microfono un attimo, volevo chiederti, quindi dicevi che sono pochi mesi che ti sei sì. avvicinato, ma prima come Benedetta praticavi altri sport? No, giocavo a calcio da ragazzino, come un po' tutti. Niente di che. E come mai ti sei avvicinato alla bicicletta? Qualcuno che magari è qui presente sì, ti ha spronato? Diciamo un po' tutti, conoscendoli come amici sono stati capaci di farmi prendere la bicicletta, insomma. Perfetto, grazie, andiamo avanti, conosciamo per il momento l'ultimo che si chiama? Buonasera, sono Massimiliano Morazzini e sono un atleta, diciamo prima correvo solo su strada. Da quando poi ho conosciuto Marco mi ha avvicinato al mondo della mountain bike e diciamo che mi sta piacendo. Anche perché insomma, il territorio abruzzese si presta tantissimo anche sì, alla questo mountain sì, bike, questo sì. No? Perché ma poi da quelle parti dove siete sì. voi, in particolare a Tagliacozzo. E quindi facciamo un po' il ciclismo a 360 gradi. Ecco, posso chiederti, Massimiliano, sì. che cos'è che ti piace in particolare del mondo del ciclismo in generale o anche della mountain bike? Forse mettersi in sfida con se stesso. Cioè superare cose che forse non si superano, capito? Metterci sempre la grinta. Perfetto, grazie, grazie Massimiliano. Prego. Allora, poi torneremo da voi, conosceremo anche la linea superiore, i tre che sono seduti sul secondo gradino. Torno da Leonardo, perché anzi prima dobbiamo mettere la fascia pubblicitaria. Allora sì, diamo la linea alla regia a Danilo Cinquino e subito dopo parleremo di questo trofeo Morgan Capretta, 28esima edizione, quindi un trofeo davvero importantissimo. Tra l'altro è rimasto l'unico, l'unica gara di una categoria importantissima, Under 23 Elite, e sono state assegnate due maglie, due titoli regionali, e poi vedremo anche le immagini di questa gara, tra poco. Bene, di nuovo in studio, la discussione continua anche durante la domani, pausa pubblicitaria. Dopo Maurizio ci dirai che cosa hai chiesto a Marco Di Lorenzo, e dopo, no, possiamo dire no? No, meglio di no. No, no, perché non vorrei creare la suscettibilità di qualche tagliacozzano, oppure... Ma niente di grave, niente no, di... una domanda shock, no, siccome... Vabbè, ma adesso lo diciamo, siccome in Abruzzo, ma anche nella provincia aquilana, si vocifera sempre che gli abitanti di Tagliacozzo si sentono più romani che abruzzi, stavo chiedendo a loro. Loro confermano di no. Infatti mi hanno detto assolutamente no. Anche se l'accento un po' di Marco si sente. No, mi hanno detto assolutamente no. No, assolutamente no, parte. Difendere le proprie radici, giustissimo. No, ma noi abbiamo molto turismo romano. Come no? Però, sì. Cioè, nel senso, questo non esclude il fatto che siamo abruzzesi a tutti gli effetti. Dipende e da come quale... si chiamano gli abitanti? Scusate la mia Tagliacozzani. Tagliacozzani. Ah, ok, va bene. Perfetto. Dipende da quando i romani vengono alla cicloturistica. È proporzionale. Allora ti vendi. Leonardo, allora, trofeo Morgan Capretta, grande organizzazione, la solita, quella di Umbertone Di Giuseppe, insieme anche a Paolo sì, Ciavatta. Paolo che Ciavatta, avuto che è ospite ciclista, graditissimo la settimana scorsa. C'è Paolo, ma anche il padre, quella sì, famiglia di ciclisti. Lo staff è numeroso. E poi Garrufo è stato sempre un paese proprio per il ciclismo. Sono molto, ci sono molti appassionati, infatti tutti hanno collaborato per una buona riuscita della gara. Questo è proprio, diciamo, lo sprint finale, sì. Però è stata una volata un po' lunga. Qui cioè, la gara cioè, non è che è andata via la fuga, qui era una gara sì, eliminazione. Vedremo anche le immagini, sì. Ecco, Presidente Marrone, eccolo qui, ecco, Umbertone. E questo è il vincitore, adesso mi sfugge sì. il nome del vincitore, non so se tu sei più preparato di me. È un nome particolare. Particolare.
poi dicevamo di Gaetano, Nicolò Di Gaetano che indossa la maglia di campione regionale. Nicolò Di Gaetano, che poi sentiremo anche un breve frammento, un'intervista. Beh, lui è stato un po' condizionato da questa gara perché rimanendo in fuga con i migliori otto, il suo pensiero non era più difendere le sue possibilità della gara, ma non far rientrare quelli dietro. Poi è un ragazzo che veramente ha consumato tantissimo, perché in salita lo vedevo che recuperava sempre posizione. Ho detto o ha un motore, e mi ha confermato Cesarini che dagli ultimi test... Cesarini, direttore sportivo. Sì, direttore sportivo, dagli ultimi test che ha fatto ha detto che stava benissimo, infatti gli permetteva di superare in salita e recuperare. Tra l'altro lui è pure abruzzese, ma da di quelle parti, no? Perché sì, sì, è di Giulianova, vicino a Colonia Spiaggia, diciamo, sotto Giulianova. Doppia. Queste sono le immagini intanto. Sì. Questa è l'unica gara abruzzese e questo fa capire che il nostro programma di gare viene fatto fuori dall'Abruzzo, e questo ci costa moltissimo a livello di energie e di personale. Per andare a fare queste gare in Toscana bisogna sempre partire il giorno prima. Adesso domenica prossima andiamo in Veneto. Ecco, Leonardo, tu hai detto Toscana perché in effetti, lo diciamo adesso, doveva essere presente questa sera proprio Di Gaetano, il corridore che ha vinto il titolo regionale Under 23, però purtroppo nel senso che siamo andati a correre a Pontedera, dove era, diciamo, una gara serale, quasi notturna. Lui è arrivato in questi minuti. Sì, sono tornati alle 2:30 di notte, e poi oggi non so, doveva fare degli allenamenti lunghi. Sicuramente, e poi insomma, non ce l'ha fatta. Dopo 5-6 ore di viaggio si fa sentire. Quindi, però noi Nicolò Di Gaetano abbiamo un breve frammento, possiamo rientrare in studio perché volevo far sentire proprio questa breve intervista. Tra l'altro poi parleremo anche perché è stata assegnata un'altra maglia regionale al corridore dell'Aran, la squadra di Umberto Di Giuseppe, Adriano Brogi, che è stato tra l'altro uno dei più attivi, ex anche professionista, no? Quindi dobbiamo dire che c'era il meglio del ciclismo italiano, perché la Zalf, sì, anche mancava solo la Colpac. C'era un corridore solo un da corridore solo, sì, no, perché mio fratello è in vacanza qui a Pescara al mare. Allora, no, avevano una gara che poi hanno vinto, hanno fatto primo, secondo e terzo. Quindi, lì nel Bresciano erano vicini, vicino, e allora hanno preferito sede, anche loro correre lì dalle loro parti. Però c'era, come dicevi tu, la Zalf, tutte le altre squadre, e c'erano anche che le quattro. Ha condizionato anche la gara, perché quando hanno fatto l'andatura, cioè prendi 200 corridori, si sono disintegrati e praticamente non è che c'è stata la fuga, c'è poco da essere, diciamo, lucidi. C'è stata una selezione naturale che ha fatto trovare i migliori corridori davanti. Allora, sentiamo proprio in questo breve frammento la gioia, no, di questo corridore della Bevilacqua Sport Ferretti, che ha preso la maglia, ha vinto la maglia di campione regionale Under 23, e lui si chiama Nicolò Di Gaetano. Sentiamo. È stata una gara durissima fin dai primi chilometri e sono soddisfatto perché sto crescendo di forma domenica dopo domenica, sto notando molto i risultati e per questo sono molto contento. Ho fatto un inizio di stagione, diciamo, maluccio a causa degli esami, ora sto allenando, mi sto concentrando molto sulla bicicletta e spero di fare un buon finale di stagione. Così dunque il vostro corridore, che ripetiamo doveva essere qui presente questa sera per raccontarci proprio ancora di più le sue emozioni. Lui è il primo anno, cioè, esatto, praticamente forti. Abbiamo tutti i ragazzi del primo anno, escludendo Di Genova che è un terzo anno, un secondo anno. Di Genova è l'altro corridore abruzzese, lui è marsicano. Di paesano loro. Di Tagliacozzo proprio. È di Tagliacozzo. Praticamente abbiamo... Cioè, si dice che è la squadra più giovane d'Italia. Adesso non vogliamo giocarci sto titolo. Vabbè, però una delle più giovani. Anche perché con gli altri ragazzi noi abbiamo giovanissimi e dilettanti. Perciò
una squadra molto giovane. Stavo dicendo che la gara è una gara a eliminazione, l'anno scorso l'ha vinto il campione italiano Milani. Milani, che è rientrato proprio negli ultimi chilometri. Sì, abbiamo visto la maglia tricolore. È rientrato negli ultimi chilometri, dove Di Caetano era spaventato che potesse rientrare qualche corridore che gli poteva togliere la maglia di campione regionale, e allora un po' gli ha falsato anche il risultato, perché per me poteva fare, se pensava, non pensava alla maglia di campione regionale ma pensava alla gara, poteva prendere un bel risultato perché era rimasto con gli otto migliori davanti. Allora, dicevamo, l'altra maglia assegnata, quella di campione regionale Elite, al corridore Brogi, Adriano Brogi dell'Aran Cucine. Anche qui abbiamo un breve frammento da farvi ascoltare. Sentiamo. Dovevi in un qualche modo ringraziare Umberto Di Giuseppe, lo hai fatto oggi con questa prestazione incredibile. Sì, quest'anno veramente è stata un'annata un po' strana. Dovevo correre in un'altra squadra, ero partito per ambizioni, insomma, però è andato male, il progetto c'era, però non ho mollato e Umberto, grazie a Umberto, mi ha dato la possibilità di ripartire e l'ho voluto ripagare della sua fiducia. E oggi si correva in casa ed era importante fare bene, ho dato veramente l'anima per stare davanti. E avevo il tifo veramente meglio, a volte quasi meglio del Valdano, dove ci corro, insomma, mi sono sentito quasi a casa. E insomma, non è venuta la vittoria, però è venuto un buon secondo posto e siamo abbastanza soddisfatti, perché insomma, dopo un periodo senza correre non è stato facile, e insomma siamo contenti. Così dunque il corridore dell'Aran, che tra l'altro è stato preceduto, ricordiamo, dal toscano Friscia, Lorenzo Friscia, di Renzo, e poi il terzo posto per il corridore abruzzese, che però corre con la squadra marchigiana. Esatto. Sta andando Andrea forte, di Renzo. Sì, sta andando forte. Figlio d'arte. Figlio d'arte. Ma quest'anno è esploso. Ha avuto delle difficoltà quando è passato, ma quest'anno è esploso. E anche degli incidenti. Ah, è fatta una caduta bruttissima. Ma lui già anche da junior si è avuto un altro incidente brutto. Un ottimo corridore, uno scalatore, ha vinto sulla Roncola, sì. Perciò non è uno da sottovalutare. Quindi 26 team presenti a questa bellissima corsa, 28esima edizione del trofeo Morgan Capretta, organizzata dal Velo Club Montesilvano di Umberto Di Giuseppe insieme a Paolo Ciavatta. Certamente Umberto, sì, tutte le squadre non si sono potute tirare indietro e sono venute. 180 corridori, una cosa del genere. Hanno onorato la gara. Che hanno preso parte, però erano anche di più, gli iscritti arrivavano a 200. Sì, come il massimo. Avevi detto tu, il massimo, esatto. Ah, speriamo che altre gare insomma vengano di questo tipo, adesso nel senso dobbiamo di queste aspettare il Capodarco nelle Marche, che no, dico in Abruzzo può esserci spazio, speriamo. Sicuramente no, spazio è difficile. Maurizio, tu che sei un grande organizzatore, Casalingo Contrada, sì, non ho capito, annullato, sì, eppure la strada mo è buona. Ti piacerebbe, Maurizio, organizzare una bella corsa per dilettanti, per under 23? Ma guarda, quest'anno il 15 e 16 settembre stiamo organizzando il Climber Festival, praticamente la doppia scalata da Lettomanoppello e da Roccamolice, ma in due giorni diversi saranno delle cronoscalate. L'idea mia è quella, se ci saranno possibilità, di allargarla ai dilettanti e perché no pure fare una giornata con i professionisti. Queste sono le idee, il problema è che mancano fortemente le risorse, ma forse manca anche la convinzione da parte degli amministratori nel credere in questi progetti. Adesso noi partiamo con quest'anno zero e vediamo che cosa accade. Tu sai benissimo che ogni anno organizzare o far venire il Giro d'Italia in Abruzzo bisogna lottare, parlare, far capire la progettualità.
quest'anno devo dire che lo sport in Abruzzo l'ha fatta da padrone. Il Giro d'Italia, il Giro d'Italia femminile, il... Beh, nel tennis si sono ripetuti, sono raddoppiati i tennis, le challenge, c'è stata, no? la Fed Cup a Chieti, Francavilla all'Aquila, c'è stato il trofeo delle regioni di calcio, il trofeo nazionale di pallavolo. C'è stata anche la finale per salire in Serie B di calcio a Pescara tra... Sì, però io parlo di sport. Tu dicevi pure il trofeo delle regioni. Comunque. Il trofeo delle regioni è un evento che ha organizzato l'Abruzzo, lo spareggio a Pescara ha organizzato la Lega o la Federazione. Noi parliamo di abruzzesità con Cesarini, a cui va dato una medaglia d'oro sul discorso mountain bike internazionale. Diciamo che le volontà e le teste per fare le ci idee sono. Non mancano. Io mi auguro che ci sia anche uno sviluppo futuro su anche tra altre situazioni. Ti faccio solo un esempio. Il presidente dell'ente turismo dell'Emilia Romagna, sapete chi è? Davide Cassani. Ho detto tutto. Quindi tu dici che in qualche modo qualche testa pensante del mondo sportivo può sicuramente fare un lavoro di turismo in Abruzzo. Quando io e Enrico andiamo su strade d'Abruzzo, è vero che andiamo perché ci piace pedalare, ma andiamo anche soprattutto per mettere in evidenza quei borghi abruzzesi che tante volte vengono dimenticati. Abbiamo in programma nel prossimo futuro di tornare nell'Aquilano, dalle parti di Alfedena, e sicuramente andremo anche a Tagliacozzo, perché sono posti che vanno comunque, anche se loro non hanno bisogno tanto di pubblicità, perché è un posto talmente frequentato, però noi ci andremo lo stesso, perché forse il turismo a Tagliacozzo viene dall'Asia, ma forse poco dall'Abruzzo. Maurizio, in percentuale, voglio una risposta secca, il Giro d'Italia tornerà l'anno prossimo in Abruzzo, una tappa, la tappa aquilana, se ne parla molto ormai da tanto tempo? Diciamo che abbiamo parlato, ci sono le basi. Possibile, 30, 40, 50, 60, 80%. Dico che potrebbe essere possibile che il prossimo anno... Ma in termini percentuali? No, sai, non posso mai dire le percentuali, perché tutto è legato al business, perché tu sai benissimo che una tappa del Giro ha una sua valenza. E vediamo, diciamo che le basi sono state messe. E dopo il 20 d'agosto, per fine agosto, principi di settembre, avremo più certezze. Io comunque ringrazio la famiglia della Gazzetta, del RCS, che continua a tenermi in considerazione. Io comunque tengo in considerazione questa regione, vado sempre alla ricerca di nuovi posti da mettere in evidenza. È normale che il prossimo anno, nel 2019, l'Aquila avrà purtroppo il decennale della tragedia del 6 aprile, una certa idea sull'Aquila è stata fatta, però adesso non spetta a me decidere. Bisogna unire tante volontà del comune, volontà di tante situazioni, però se arrivasse all'Aquila sarei la persona più felice del mondo, perché merita tanto. Tra poco parleremo, come vi dicevo nel preambolo introduttivo, anche del campionato mondiale, dei mondiali che sono iniziati praticamente oggi, di paraciclismo a Magnago. Si svolgono credo per la prima volta in Italia, provincia di Pordenone, credo che sia la prima volta che un appuntamento iridato faccia tappa in Italia. Voi sapete che insomma, la nazionale di Mario Valentini è una delle più forti in assoluto, anzi lui è il commissario tecnico Mario Valentini, che ha vinto più medaglie di tutte, trofei di tutti i commissari tecnici, di tutte le discipline sportive. E avremo un collegamento telefonico, adesso lo stiamo perfezionando, con Pierpaolo Addesi, che se non sbaglio è l'unico abruzzese presente a questi campionati del mondo. Anche lui ha vinto tantissimo in Italia, ma anche all'estero, e dovrebbe insomma rispondere alla nostra chiamata. Vi faremo vedere anche delle belle immagini che abbiamo scaricato dal sito ufficiale. Sì. Che oltre a organizzare corse per ragazzi, a giugno ha organizzato il campionato italiano
organizza sempre poi gli stage della nazionale nella nostra regione, ecco, tra come dicevo prima, le teste ci stanno e bisogna capire se qualcuno se ne accorge o meno. Allora, abbiamo il collegamento telefonico pronto. Buonasera, benvenuto a Pierpaolo Addesi. Lo chiamiamo? Lo sentiamo? No. Pierpaolo? Io vi sento bene. Ah, eccoci qua, ti sentiamo forte e chiaro anche noi in questo momento. Allora, Pierpaolo, intanto i campionati di Magnago, i campionati del mondo sono già iniziati proprio oggi, partiamo da qui e ci sono già le prime medaglie d'oro per l'Italia, è così? Sì, oggi grande giornata perché sono arrivate 4 medaglie d'oro, un argento e un bronzo. Ed è solo l'inizio perché comunque hanno corso gli handbike e non tutti. Domani c'è la categoria anche di Zanardi a completare le prove a cronometro. Oggi chi faceva un giro ha corso e niente, risultati importanti. Quando scenderai in strada tu invece domani, credo? Ma io scendo domani alle 16.08 la partenza per la crono. Quindi domani però... la cronometro e poi? E poi la strada domenica mattina ore 9. Quindi domani cronometro e strada domenica mattina, quindi pomeriggio 16.01 se non ricordo male. Naturalmente il nostro più grande abbraccio e anche, non so, tanta fortuna in qualche modo, perché anche la fortuna occorre in questi casi. Ecco, che obiettivi ti sei proposto in questa doppia guarda, sfida, l'obiettivo prova? Per domani l'obiettivo è stare nei 10, perché comunque le prove contro il tempo... più di questo non posso pretendere, visto il percorso, ma visto anche le mie caratteristiche. Per la gara su strada qualcosina in più lo voglio. Però stiamo vedendo in queste immagini Alex Zanardi, che è uno delle punte di diamante del commissario tecnico Valentini, no? Sì, Alex correrà domani la crono, naturalmente tutti aspettiamo qualcosa di grande anche da lui. Però oggi sono state anche delle sorprese che hanno lasciato un po' di stucco e questa cosa fa piacere, perché comunque vuol dire che il cambio di generazione si sta iniziando ad attivare, sono arrivati ragazzi nuovi anche sulle embarche che comunque hanno centrato il risultato, quindi è importante anche questa cosa. Senti Pierpaolo, prima accennavamo al fatto che Mario Valentini è il commissario tecnico più vincente, ma come riesce ancora a caricarvi? Perché poi vincere non è mai facile, anzi è complicatissimo confermarsi. Vabbè, lo conoscete tutti, Mario è una persona molto... forza della natura. Sì, dai, ci dà molta carica, lui è proprio così di natura. Diciamo che comunque è anche reciproco, perché forse lui con noi si mantiene giovane, quindi... diciamo sembra che non invecchia mai, però sicuramente lui è l'artefice di tanti risultati, ma devo dire pure che c'è anche tanto impegno da parte nostra. Questa è una nazionale, ecco, non giovane, perché il settore del paraciclismo non è un settore giovane, però e quindi questa cosa è anche a vantaggio, perché ognuno fa il suo lavoro, ognuno sa quello che deve fare, quindi è anche più facile gestire tutta la situazione. Detto questo, sappiamo bene Mario è in gamba, Mario comunque ha tirato su questa nazionale da zero, prendendola in mano diversi anni fa, ormai 12-13 anni fa, e quindi niente, adesso sta raccogliendo risultati già da qualche anno e speriamo che continui così. Senti Pierpaolo, prima di farti fare una domanda, un saluto anche da parte di Maurizio Formichetti, se lo vorranno anche gli altri ospiti che sono questa sera presenti in studio, volevo chiederti questo: hai portato diverse volte la Nazionale Paralimpica in Abruzzo, prima della fine dell'anno tornerà, potrebbe tornare? Ma prima della fine dell'anno non credo, perché diciamo la stagione nostra con il mondiale è quasi finita, ci sarà solo una prova di Coppa del Mondo che molto probabilmente non ci andremo, perché comunque abbiamo già raggiunto i risultati che si speravano a livello di punti. Sicuramente questo mondiale conterà molto, però ecco, per la fine dell'anno no, però per il prossimo anno ho già qualcosa in mente di grande, di qualcosa di più grande rispetto a quest'anno, quindi sicuramente tornerà la nazionale. Maurizio Formichetti. No, lui prima ha detto che domani corre la cronometro e che si accontenterebbe di arrivare nei primi 10. Ma per domenica invece sulla prova in linea? No, nella prova in linea ho detto voglio qualcosa in più, non mi sbilancio, perché poi dopo sono un po'... cioè non mi voglio sbilanciare, però io cerco il podio assolutamente.
Perfetto, allora un grande in bocca al lupo da parte di tutti noi, ma di tutta la regione, di tutto l'Abruzzo, a Pierpaolo Addesi, che lo ricordiamo, domani debutterà in questo mondiale, che per la prima volta, se non ricordo male, si fanno in Italia questi mondiali a Magnago, in provincia di Pordenone. Questa è la seconda volta, l'ultima volta è stata fatta nel 2009 a Bogogno. Ok, quindi insomma 10 anni, sì. O no, 9 anni. Però ecco qua tu correrai la crono domani pomeriggio alle 16, intorno alle 16:01, e poi domenica ci sarà la prova su strada, quindi davvero tanta fortuna, e speriamo che le medaglie già vinte oggi, 4 come hai ricordato tu nella giornata inaugurale, una medaglia possa splendere anche per te, al tuo collo, te lo auguriamo. Beh, io ce la metterò tutta, anche perché sono quasi a fine carriera, diciamo, quindi magari finire col botto sarebbe bello, però dai, ce l'ho messa tutta, mi sono allenato bene, sto bene, quindi spero anche in un buon risultato, ce la metto tutta. Io vi ringrazio per la telefonata, ringrazio tutti gli ospiti, adesso non so chi è che c'è lì, oltre a Maurizio, ringrazio tutti, e grazie anche il fatto che mi avete telefonato, perché comunque ricevere una telefonata a distanza fa sempre piacere. Grazie, grazie di cuore a Pierpaolo Addesi. Maurizio. Dobbiamo fare una precisazione, sia io che Leonardo. Tecnicamente il commissario tecnico più vincente è Savoldi. Poi se tu analizzi... Savoldi è il commissario tecnico femminile. Però se tu guardi i grandi numeri, effettivamente potrebbe essere sicuramente Valentina. Perché? Perché le categorie sono maggiori rispetto alla femminile. Ha preso 4 medaglie d'oro. Già oggi ha preso 4 medaglie, capito? Però se tu analizzi tecnicamente, il più vincente è Savoldi. Ma l'importante è che sia commissario tecnico della nazionale italiana. Senza nulla togliere ai meriti di Valentini, però sì, diciamo che in proporzione alle gare che si fanno, è quello più vincente è Savoldi. Però perfetto, torniamo dai nostri cicloturisti. No, come vi sentite? Il microfono altrimenti non si sente nulla. Allora, conosciamo adesso la linea di sopra. Buonasera. Buonasera, io mi chiamo Luca, sono il fratello di Marco. È un gran piacere essere qui. Infatti sì, anche il ciuffo e anche la due capelli. Un pochettino di somiglianza c'è. Un pochettino, parecchi. È un gran piacere essere qui con voi. Noi siamo di Tagliacozzo, questo paese turistico. Ci fa molto piacere, diciamo così, presentare queste nostre attività. Certo, è la prima edizione, però noi siamo sempre andati in bici. Anche papà ci aveva questa nostra passione. E nulla, adesso poterlo fare con amici che siamo cresciuti insieme e che poi ci andiamo a mangiare la pizza insieme è un gran piacere. Fare queste due manifestazioni è una grande cosa, è un piacere far conoscere il nostro territorio. Noi siamo a tutti gli effetti abruzzesi, anche se siamo dall'altra parte. L'Abruzzo vicini, però è così ampio. Certo. Tra l'altro tu parlavi, Luca, di territorio. Noi abbiamo delle immagini da farvi vedere, che ci avete gentilmente fornite voi. Guardando queste immagini, sono molto belle, si guarda proprio, si ammira il territorio. Esatto, no? Esatto. Questa è una cosa importante. Tagliacozzo Bike Festival. È una cosa, sì, un nome scelto così per dare risonanza all'evento. A noi piace questa cosa di mettere in evidenza il territorio, e con grandi sforzi, certo le risorse sono quelle che sono, però è una grande famiglia, il ciclismo è uno sport di vita e la parte storica, quindi è proprio il promo della cicloturistica, le zone a cui andiamo. È un promo molto bello, davvero. Immagini. Ma Marzia ci andate sopra? Questa è la parte sotto di Marzia. Infatti esatto. Marzia sarebbe un grande arrivo per il Giro d'Italia. E ora lo vengo a vedere. L'asfalto. Lo rifaccio. Perfetto. Sì, sì. Se tocca grazie, grazie Luca. Grazie a voi, grazie a voi. Andiamo avanti. Prima va è passato. Un altro Barbone. Nel senso che è la barba, non ci permetterei mai. Assolutamente. Buonasera, io sono Agostino. Sì. E anche non ho capito io, il tuo nome. Agostino, perfetto. E pratico il ciclismo amatoriale da pochissimo, da pochi mesi, e conoscendo Marco sono diventando amico con Marco, quindi... Quindi è lui che in qualche modo ti ha tirato dentro? Sì, 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 ho conosciuto questa disciplina.
disciplina, venivo da tutt'altro sport. Anche tu, da quale? E ho praticato il pugilato a livello dilettantistico e causa infortunio abbiamo lasciato. Questi infortuni sono delle terre. Meglio non però, discuterci in corsa. In corsa no, perché insomma ogni tanto anche tra corridori, le mani, i gomiti. Assolutamente. È il mio bodyguard. Capito, per questo motivo l'hai ingaggiato in qualche modo. Chiaramente tu prenderai parte a questa cicloturistica, certo, no? Certo. Che cosa ti aspetti? Perché sono territori che tu conosci, perché sei abbastanza, sì. Non sono proprio di Tagliacozzi, io sono di Arenzano. Di Arenzano. Sì, il territorio lo conosciamo. E l'importante è che ci sia molta gente e tanto divertimento, perché comunque lo spirito principale per sia il nostro gruppo che comunque il festival di Tagliacozzo che stiamo organizzando è proprio quello, è stare insieme e divertirci. Poi per il resto c'è la gara che prenderanno, a cui prenderanno parte altri ragazzi per la competizione. Grazie Agostino, e conosciamo Dulcis in fundo chi? Allora, io sono Alfredo Pascucci. Alfredo. Sono tecnicamente l'unico non atleta della perché ti senti non atleta? Della squadra. Per motivi personali non pratico questo sport, anche se collaboro e sto sempre con loro. Il segretario della squadra. Ah, il segretario è quello che era la persona più giusta per questo ruolo. Allora, Quindi abbiamo presidente Marco, vicepresidente Giampaolo, prima Giampaolo e il segretario, quindi tutte le cariche sociali. Sì, sì. Un fisico da scalatore, però. Esatto, cioè, l'unico che è molto pigro, diciamo. Le fisiche del ruolo. Non inforcherai quindi la bicicletta. No, ma non ai livelli sono loro, 26 chilometri, no. Almeno 13, sì. 13 fa la metà, anche 10, è un primo passo, dai. I primi tre, dai. Sì, però pure in squadra serve una persona come lui che, ma a parte che fa il segretario nel momento della, insomma, del bisogno della competizione, è bello, no? Partecipare anche attivamente. Ma quando andiamo a fare le gare poi ci sta chi ci porta le borracce, chi ci prepara le cose. Il microfono perché è fondamentale, dice il vicepresidente, perché sì, è fondamentale perché negli equilibri, no, di una squadra è importante anche chi è che si occupa della logistica oppure di tutte le altre problematiche che possono incorrere nella gara, insomma negli atleti, per cui ecco, lui ci supporta tantissimo. Vicepresidente, come avete disegnato, comunque cercato questo percorso? È stato difficile, facile? È stato difficile perché conoscendo tutti i territori, insomma, della nostra giurisdizione, è stato difficile, uno perché volevamo fare qualcosa di inedito, come diceva prima Marco, e poi è stato difficile perché a livello organizzativo non sempre è così, semplice gestire, gestire tutta la parte delle autorizzazioni, la provincia, certo. Però ecco, questo sforzo alla fine è stato ripagato e siamo riusciti. Grazie Giampaolo, poi torneremo a parlare ancora di questa iniziativa di Tagliacozzo con il presidente Marco, e noi dobbiamo fermarci per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria. La linea torna a Danilo Cinquino, tra poco. Bene, di nuovo in diretta in studio con gli ospiti di questa sera, ancora circa un quarto d'ora staremo insieme per parlare di ciclismo. Rimango, torno da Marco Di Lorenzo perché dobbiamo far vedere anche un'altra maglia. Prima abbiamo conosciuto la maglia nuovissima appena arrivata, appena serigrafata in qualche modo del team, e c'è un'altra maglia da far vedere perché è la maglia che chi parteciperà a questa corsa di domenica, diciamo, del Pacco Gara, dei primi iscritti del Bacche Festival della cicloturistica. Abbiamo fatto questa maglia di vari colori, anche colori per le donne, perché noi vogliamo anche, abbiamo cercato di invitare anche promuovere per la situazione femminile questa cicloturistica, e questa era un piccolo gadget, lo ricordo, proprio per, diciamo, come prima edizione, non fermarci qua. Perfetto, torno da Benedetta perché insomma è rimasta un po' in silenzio, ma non ti abbiamo trascurato, Benedetta. Allora, parteciperai anche tu ovviamente a questa bella iniziativa. È la tua prima o una delle tue prime attività? Ho fatto la randonnée di Maiano e poi una gara dove ho bucato la prima, insomma. Era andata al campionato tanto regionale. Per gradire.
sì. Poi questa gara, questa cicloturistica di domenica. Senti Benedetta, ma se tu dovessi, diciamo, non dico sponsorizzare, ma dare un consiglio ad una ragazza, una donna, per avvicinarsi mountain bike o comunque ciclismo su strada, eh? Guarda, per adesso perché? Non mi sento di dare consigli perché ho appena iniziato, però sicuramente Vero. È uno sport divertente. A me poi piace, le due ruote piacciono perché guido anche la moto, oh, quindi diciamo la bicicletta è, cioè, mi diverte molto. Sì. Quindi insomma per il momento giustamente è poco tempo che pratichi la bicicletta mountain bike poi e quindi... L'invito è quello di provare, questo sicuramente. Sicuramente. Perfetto, allora dobbiamo parlare ancora dei campionati. Ma volevo dire che qui in Abruzzo abbiamo una cannibale femminile, si chiama... mi sta sfuggendo. Non ho capito, abbiamo una? Abbiamo una cannibale in bicicletta e mountain bike. Aquilana? No, Aquilana. È qua, è Pescarese. Azzurra d'Indino. Eh? Azzurra d'Indino. No, l'Azzurra d'Indino fa strada. Letizia Giardinelli e mountain bike, vince tutte le gare di mountain bike. Dobbiamo invitarla Letizia, non l'abbiamo invitata mai. Sì, ha vinto pure Domenica Migliani, che aveva vinto una corsa precedente, mi sembra, nell'Aquilano. Ha vinto campionessa regionale. Senti, prima avevo accennato al ciclomercato, no? Abbiamo detto che Giulio Ciccone ormai ha firmato per questa squadra. Anche se l'annuncio Trek ancora non lo fa, sì, oggi lo è uscito fa, però, solo l'annuncio di Bahrain che ha preso Teus dalla BMC. E... Abbiamo detto che Dario Cataldo rimane all'Astana, sì. E altri movimenti, voi per esempio della Vini Fantini? Stiamo valutando perché adesso saranno fino al 29 sono stati su a Livigno dove hanno provato più volte corridori anche colombiani e stiamo in trattativa con un big giapponese perché è fondamentale anche se i due corridori giapponesi sono tutti e due World Tour, farli scendere di categoria. C'è la Nippo, no? Che è difficile, però il problema è che Nippo dovrebbe... Ecco, c'è questo Giovanni Lonardi, che ho letto questa notizia dell'ultima ora, che insomma della Zalf, che è passato con voi, passerà con voi. Passerà con noi 2 anni più uno, ma quest'anno pure Zaccanti, che correva con la Colpa, che è passato con noi, però non è stato quello che io mi aspettavo, perché ho perorato la causa di farlo passare, perché tutti quanti me ne parlavano. Ma ha corso poco, quindi? No, ha corso il giusto, è andato bene al Giro di Svizzera, però poi... Noi ci aspettavamo un pochino di più da lui, è normale che il primo anno deve ancora capire se vuole fare il corridore o fare il chitarrista. Che suona la chitarra? Che suona la chitarra. Ti risulta che suona la chitarra, no. Leonardo? So. il cambio dal dilettantismo al professionismo è notevole, si il sente anche molti corridori. Cioè, purtroppo anche le squadre non hanno nemmeno tempo di aspettare. Perché no, su di lui ci crediamo. Però è normale che su delle corse importanti che vanno in salita, è vero che lui è un ragazzo, cioè 21 anni, però ti aspetti pure qualcosa in più. Giulio ha fatto vedere a 21 anni quello che è. Giulio già è un altro carattere, un altro tipo di corridore, perché anche... come si chiama, che in due si sono fatti vedere la tappa del Giro d'Italia, Masnada anche un corridore che da dilettante abbiamo faticato per farlo passare professionista, adesso è uno dei corridori più ricercati come Giulio, sì. Però cioè, è difficile perché anche nel dilettantismo quando ti trovi, cioè la maglia che abbiamo vinto è una stupidaggine, però sto ragazzo ha 18 anni e ha corso con ragazzi di 23 e il campione elite ce n'ha 25, cioè veniva da una squadra professionistica che è venuto a ricorrere da dilettante. Cioè anche l'investimento, cioè una squadra non può tenere 2 anni un corridore, nel professionismo ancora è difficile, nel dilettantismo si fa i sacrifici, poi il terzo anno viene preso da una squadra più forte e tutti i sacrifici che la piccola squadra ha fatto vanno via. Di Gaetano è ancora al primo anno, quindi, però sì, ma ci sono Maurizio, ma anche Leonardo, corridori abruzzesi che potrebbero passare professionisti l'anno prossimo?
che sono davvero pochi, no? No, non ci sono purtroppo, perché... No, non ci sono proprio corridori. Noi abbiamo, Leonardo e io sono un, diciamo, un neofita, nel senso che io nel ciclismo ci sto come dirigente, come organizzatore, come appassionato, però è normale che lui, altri come Masciarelli, Rabottin, cioè hanno una valenza maggiore. Il problema è che in Abruzzo il ciclismo in questo momento è piatto. È piatto, purtroppo è piatto, perché mancano gli investimenti, mancano le risorse, ma soprattutto a livello giovanile, allievi juniores, mancano le persone che si impegnano affinché questi ragazzi possano darsi alla gioia del ciclismo. Però c'è anche un altro motivo di fondo che più volte diciamo, che oggi con il traffico che c'è in giro, con le strade che sono delle groviere, è normale che un genitore fa fatica a far praticare al proprio figlio il ciclismo, e tanti giovani non fanno ciclismo perché sono abituati a fare tardi la notte e tante altre situazioni che non ti portano a praticare questo magnifico sport. Questo è uno sport dove ci vuole testa, fisico, e soprattutto devi pensare solo e semplicemente alla bicicletta. È normale che pensare solo alla bicicletta per un ragazzo di 18 anni, quando poi ti capita la donzella o gli amici che ti dicono dai usciamo insieme la sera, cominci a capire che il ciclismo diventa un peso, ma non deve essere un peso, perché è qualcosa di magnifico. Io mi entusiasmo ogni volta che lo vedo e ogni volta che lo pratico, e questo. Campionati europei su strada ma anche su pista sono iniziati praticamente anche questi oggi, fino al 12, andranno avanti quindi fino a 12 domenica 12 agosto. Ci sarà l'ultima Cassani, prova. Commissario tecnico, ha diramato la lista dei convocati. In questa lista c'è anche un atleta, Canola. Se lo merita, è stato convocato pure l'anno scorso, quindi... ai mondiali, ha fatto la riserva. È uno che va forte. È un appuntamento importante, voglio dire, questi Glasgow. Considera che il primo anno l'ha vinto Sagan, l'anno scorso l'ha vinto Christoph, che ha battuto di un non nulla Viviani. Quest'anno Viviani che ci riproverà di nuovo con la maglia di campione italiano sulle spalle. Sì. Eh? Correrà con la maglia azzurra, sì, ma correrà da campione italiano. E ritornerà anche su pista, perché sì, farà parte del quartetto con Lamon, con il Ganna anche. Ganna che farà anche la prova crono. Sì. Sì. Insieme a Moreno Moser. Sì. Quindi insomma è una bella squadra che può dare soddisfazioni. Poi ricordiamo gli altri, sono Davide Ballerini, Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, oltre a Marco Canola, Jacopo Guarnieri, Salvatore Puccio, Matteo Trentin e Elia Viviani. Mattia Trentin che rientra dopo lungo tempo a correre, è normale che pure Colbrelli, per come è andato al Tour, perché al Tour è andato forte, ha fatto secondo, terzo, quarto, si può giocare anche lui la carta. Nel complesso credo che il percorso sia favorevole proprio a qualche velocista, però di un determinato tipo, non proprio un velocista puro, o no? Sonny Colbrelli, Viviani. Viviani Colbrelli. Il campionato italiano di una, duro, di conseguenza può tranquillamente giocarsi... Quindi velocisti resistenti in qualche modo, c'è oltre che velocisti puri. Quindi abbiamo chance. Sì. Lì abbiamo 3-4 corridori che provengono dalla Colpack, Ganna, Sonny Colbrelli, Lamon. Non a caso. Tutti dilettanti. Ma di buon livello. Che farà il prossimo anno la Colpa? Sarà una squadra continental. Perché anche, come stavi dicendo prima, per quanto riguarda i corridori, già nel dilettantismo si è creato una differenza notevole, perché hanno fatto il Giro d'Italia, va bene per fare per le squadre italiane, però se al Giro d'Italia vengono le squadre che hanno fatto il Giro di California, hanno corso con Sagan, poi vengono a fare il Giro d'Italia, è logico che per gli italiani non c'è niente, cioè non puoi stare all'altezza di persone che hanno fatto volate e che hanno battuto pure Sagan, cioè come fai a vincere tappe al Giro d'Italia? E qui praticamente non so, si sale sempre di livello, però la base dove li prendiamo, cioè c'è un salto, cioè diventerà un salto da juniores a dilettanti, sarà un salto notevole, o si dovrà cambiare, fare almeno 3 anni da juniores secondo me, perché poi il primo anno questi ragazzi sono stati fermi, i nostri corridori sono stati fermi per l'esame di Stato.
corridori, sì. Miei corridori che hanno preso 100, non hanno ripreso a me, però almeno 100, 99, 90, 95 agli esami di Stato. Questa è grossa soddisfazione. Certo, certo. Però come si fa? Come si fa? C'è qualcosa che si deve rivedere. Rimanendo sui campionati europei di Glasgow in Scozia, settore femminile, qui si parlava prima di del commissario tecnico Savoldi, tra le convocate sono 8 donne, e c'è Marta Bastianelli. Marta aprile nella campagna del nord ha vinto, di conseguenza esatto. Merita assolutamente, ha vinto il Giro d'Italia. La Wevelgem, la Gand Wevelgem di ha vinto la Gand Wevelgem, merita assolutamente. Che era fine marzo. Beh, la Gand la fanno in contemporanea aprile. con la, quella fine maschile. Aprile. Sì, quindi ma ha corso anche altre gare. È adatta, il percorso è anche adatto, sì, perché certo. Lei è la veloce. La prova in linea ci sarà il 5 agosto, quindi tra breve, domenica. E poi domenica, e poi invece la prova a cronometro l'8 di agosto, mercoledì. Quindi naturalmente anche a Marta Bastianelli, che ha il cuore, è proprio il caso di dirlo, abruzzese, anche se lei non è abruzzese. Vabbè, una laziale ormai abruzzese, vive in provincia di Teramo, esatto. Sposato un abruzzese, c'è una figlia abruzzese di conseguenza. Vabbè, in bocca al lupo naturalmente anche a Marta. Abbiamo ancora qualche minuto, torno da Marco, perché ripetiamo un po' le coordinate di questa vostra bella prima edizione cicloturistica Tagliacozzo Bike Festival. Ok, siamo agli Sgoccioli, domenica 5, domenica prossima, ore 8 e mezza al villaggio di partenza, dalle 8 e mezza alle 9, 9 e un quarto le iscrizioni, alle 9 e mezza si parte. Facciamo il giro con più persone possibile, poi docce, pasta party, e cerchiamo di stare proprio là, anche perché l'abbiamo chiamato Bike Fest proprio per fare una festa tutti assieme almeno a pranzo. Ecco, una parola anche sul vostro team Bon Bike, un team che è tutto un programma, okay. Questo nome Bon chi Bike vuole è... per esempio prendere contatti, chi vuole conoscere questo team cosa può fare? Avete dei riferimenti anche sul web? Sì, sì, noi abbiamo già creato un sito www.bonbike.it e poi diciamo c'è una pagina Facebook, come i canali ormai famosi per conoscere altre persone. E niente, noi stiamo a Tagliacozzo e chiunque volesse uscire con noi o iscriversi alla squadra, ben volentieri ovviamente. Può farlo e venire direttamente anche domenica mattina alle 8.30 sì, a Tagliacozzo. Chi vuole venire, perfetto. Ovviamente abbiamo già dei prescritti per fortuna e non sono pochi, però ovviamente come tutte le cicloturistiche e le gare si possono iscrivere anche direttamente la mattina. Grazie di cuore a Marco Di Lorenzo, grazie Benedetta Fasciani che è accanto a lui e agli altri 6 che sono venuti a trovarci, adesso non ricordo tutti i nomi, Giampaolo, Ivan, Agostino, Luca, il fratello di Marco, Massimiliano e Alfredo, perfetto, grazie, fatevi un altro applauso perché lo meritate. Grazie a voi. Abbiamo conosciuto la vostra nuova maglia della stagione e concludiamo in un minuto, 30 secondi a testa a Maurizio e anche, anzi cominciamo con Leonardo. Per dovere Leonardo. Di importanza. Allora avete già vinto 2 titoli, mountain bike e domenica under 23. Siete sazi? No. Che cosa vuole? Qual è l'obiettivo? Nel mirino cosa c'è? La stagione continua, domenica andremo nel Veneto, poi abbiamo l'appuntamento importante che è a Capodarco, dove già essere iscritti e partecipare è già un grosso risultato, hanno accettato la nostra iscrizione, ci fa un grosso onore, è una manifestazione mondiale. E aspettiamo fino a settembre, ottobre saremo sui campi di gara. Perfetto, grazie a Leonardo Bevilacqua, direttore sportivo Bevilacqua Sport Ferretti. Maurizio, sì. Concludiamo? Concludiamo come? Sperando che il 2019 sia un anno importante per lo sport abruzzese, per il ciclismo. Vedremo. Vedremo. Chi vivrà vedrà. Se sono rose fioriranno, soprattutto nel mese di maggio quando...
Ma le rose sicuramente saranno rose. Sicuramente. Rosa. Grazie anche a Maurizio Formichetti, grazie in regia Danilo Cinquino e in studio al nostro operatore Alberto Capo. Come di consueto noi vi lasciamo con una frase che riguarda il mondo del ciclismo, letta per voi e per noi naturalmente da Anna Di Giorgio. A risentirci e buona serata. Nello sport non ci sono stranieri.